Ciao, welcome home, bentornati a casa mia. Prima di tutto vi chiedo scusa perché settimana scorsa non è uscito nessun video, volevo avvisarvi con un post, alla fine come sempre mi perdo via. Non ho pubblicato settimana scorsa perché ero di nuovo a fare un mini viaggio, una mini vacanza, tutta tra donne. Ero con mia figlia, mia cognata e la nipote di mia cognata, dall'altra parte, dalla parte del marito. Era un viaggio di 4 donne di varie età, quindi di varie età, dai 14 alla più grande mia cognata, lo dichiariamo, non lo dichiariamo, comunque è un po' più grande di me. E niente, siamo andati a Barcellona qualche giorno, un viaggio molto bello, prometto che vi metterò qualche foto su Instagram, quindi se non siete iscritti andate a iscrivervi, però sapete che mentre mi viene più spontaneo fare video su YouTube, Instagram faccio un po' più fatica, quindi abbiate pazienza. Magari se vedo crescere gli iscritti mi viene anche più voglia, però vabbè, non è questo il discorso, è proprio un limite mio. Siamo a settembre, welcome home, welcome September, welcome, fra un po' sarà autunno, e quindi volevo approfittare di questo primo video di settembre per farvi vedere degli acquisti che ho iniziato a fare. Sono degli acquisti per la casa, personali per i bambini e anche per la scuola, quindi insomma vediamo. Principalmente per ora ho acquistato da Pepco e all'Aldi, al supermercato. Sapete che come alla Lidl insomma ci sono quei cestoni, adesso non so se l'Aldi ci sia in tutta Italia, però ci sono quei cestoni, oltre a essere un supermercato normale alimentare, ci sono quei cestoni di oggettistica, così fanno sempre gola, sono sempre sfiziosi, e quindi ho pescato qualcosa lì anche per la casa, per la scuola. Adesso vi faccio vedere tutto. Un'altra piccola cosa che vorrei dire, allora a me sul mio canale, se non vi siete iscritti iscrivetevi, troverete sia video parlati, così chiacchierici, dove faccio vedere acquisti, dove magari più informativi, ad esempio quelli che ho fatto sull'acido citrico, sul percarbonato, video utili, e video anche rilassanti e motivanti, che generalmente sono i video meno parlati, più per immagini, più musicali. A me piacciono entrambe le tipologie. So che alcuni di voi preferiscono più quelli parlati. Ciao Barbara, lo so, mi scrive sempre che preferisce quelli parlati, e alcune persone invece piacciono molto anche i video più per immagini musicali. Sento sui figli. Bimbi, abbassate la voce, cuccioli, che sto registrando. Grazie. Un pochino, dai. Vita vera, soprattutto finché non inizia la scuola. E domani iniziano, la grande inizia. E sono dritta nell'inquadratura, sì, abbastanza. E quindi ho perso il filo. No, e dicevo, a me piace invece anche creare i video, quelli appunto non parlati, più di immagini, musiche, con oggetti particolari, perché a me piace guardare quelli degli altri, soprattutto di youtuber anche straniere, per vedere altri arredamenti, altre culture. Mi piace perché mi danno un po', mi sembrano dei video, adesso vorrei dire più poetici, però cercate di capirmi, anche un po' più artistici, dove metto non solo il linguaggio verbale ma altri tipi di linguaggio, dove esprimo me stessa, la parte appunto meno verbale ma più poetica. Mi sembrano video anche un po' più immersivi, quindi abbiate pazienza perché farò un po' uno un po' l'altro, poi voi siete liberissimi di iscrivervi al canale sicuramente, però insomma di prediligere uno o l'altro, e quindi in base alla settimana di switchare. Non credo che riuscirò a produrre più di un video a settimana perché lavoro, ho la famiglia e ho anche l'altro canale, quello professionale, che sto un po' trascurando a livello video, quindi abbiate pazienza. Però qui una volta a settimana ci voglio essere, perché è proprio il mio mondo, qui è proprio la mia passione, il mio hobby. E mi piace veramente tanto, soprattutto YouTube. Ma adesso ho già parlato tantissimo, iniziamo. Allora, iniziamo con Pepco, sì. Allora, prima di tutto vi faccio vedere, così togliamo subito, perché magari non a tutti interessano, degli acquisti per la scuola, a livello di abbigliamento per mio figlio, che va in quinta primaria,
quindi la vecchia quinta elementare, semplicemente dei pantaloni della tuta. Questo è un bel, li faccio magari vedere, è un bel beige, ok? Mi piaceva anche per la mezza stagione autunnale. Lui ha delle magliette, delle felpe non militare, ma verde militare, insomma verde oliva, e secondo me questo colore ci sta bene per spezzare. Lo stesso più o meno ho preso il grigio basso tutto, poi lui ha anche delle felpe appunto arancioni, nere, pantaloni semplicissimi della tuta. Io adesso per lui sto prendendo già una 152 12 anni, perché è vero che farà gli 11, però insomma è cotone, si restringe, glieli devo ancora far provare, però so che ho altre cose di Pepco 146 che equivale agli 11 anni e gli stanno un pochino a pelo, anche se gli 11 li farà a marzo, però probabilmente lui riempie i vestiti, insomma non è un bambino particolarmente esile, quindi ok. E poi preferisco comprare una cosa in crescita più grande, che al massimo me la porta più avanti, piuttosto che piccola, insomma, o a pelo. E poi anche sulla stessa linea, molto carini, ecco, questi pantaloni pagati tipo 6 euro al paio. E anche questi jeans, mi piace l'idea dei jeans chiusi in fondo, sono i jeans con l'elastico, quindi molto comodi, mio figlio questi li sfrutta molto. E anche questi 6 euro, fantastici, so che tengono il lavaggio. Ecco, questi penso che sono un po' elasticizzati, non li metterò in asciugatrice, in verità è tutta estate che non uso l'asciugatrice, perché vabbè, a parte che ho posto per stendere, poi se avete seguito anche altri video spiego il perché in verità io stia perdendo un pochino la motivazione rispetto all'entusiasmo rispetto all'asciugatrice che un tempo avevo. C'è stata una fase di vita che mi aveva rivoluzionato la vita e salvato la vita, adesso sinceramente ne potrei fare anche meno, ma l'ho già spiegato in altri video, quindi non vi voglio annoiare. Poi Pepco, cosa ho fatto, cosa ho preso? Questo non è tutto Aldi. Ho preso queste federe per cuscino che mi facevano molto autunno, dopo le andiamo a cambiare insieme, a mettere per cuscino del divano, non del letto. E mi piacevano molto, poi le andiamo a provare, magari prima le devo ancora accostare in verità, perché me le cambiano se non mi piacciono, perché il dietro è bianco, il mio divano è così, quindi però vedete che già direi che ci sta. Dopo li proviamo bene insieme, prima di aprirli, e poi li apriamo insieme. Ne ho prese due perché secondo me si abbinavano anche ai cuscinoni, quelli che ho un po' ocra, che anche quello è un colore che ho tenuto su tutta estate, adesso laverò, fa molto autunno, e che voglio tenere. Ok, quindi questi poi li proviamo insieme. E poi non c'entra con l'autunno, ma l'ho visto e mi si è sciolto il cuore, e ho preso queste, sono stati felicissimi anche i miei bimbi, e sono queste due ciotoline per i mici, adesso vi spiego perché i mici. E una andrà per il croccantino e l'altro per l'umido. Fino adesso ho utilizzato, se avete visto nei video, delle ciotoline che avevo avanzate, quelle che si usavano una volta, insomma anche adesso non solo una volta, però per la Macedonia non le utilizzavo più, allora erano di vetro e via. Non ho mai voluto utilizzare cose di plastica anche per i gatti. Queste sono, dovrò stare attenta a lavarle, di ceramica, però sono bellissime. Dico i gatti perché sapete che io ho Milù, che è quella gattina tricolore che vedete spesso nei video, ogni tanto ospite Millie, che è la gattina di mia mamma, dei miei genitori, che quando sono via viene qua in vacanza, perché vabbè non abitiamo vicinissimi, abitiamo a 20 km, quindi vabbè la porta qui, qui c'è il giardino, insomma in sicurezza. E quindi a volte ne ho due. Adesso in verità si è fatto adottare, insomma ci è capitato in giardino questo gatto che avrà qualche mese, bianco e nero, che si chiama Felix, non so se in qualche video è già comparso, forse sì, e niente, un po' io e la mia vicina l'abbiamo un po' adottato, lo stiamo curando, e quindi ormai mi entra anche in casa e mi sa che Felix inizierà a far parte della famiglia, poi ve lo farò vedere meglio, però queste erano proprio, non si poteva resistere. Ok, e questo è Pepco. Non vi ho detto i prezzi, scusate. Allora, i jeans sì, ve l'ho detto.
letto. Le federe per il cuscino 3 euro l'una, e queste qua le ho già lavate, le ho già, erano mi sembra 2 euro, 2,50 euro l'una, secondo me 2 euro. Ok. E Pepco mi sembra bassa. Poi Aldi, sono andata ad Aldi perché avevo un buono sconto che mi ha dato mia mamma, tra l'altro 10 euro su una spesa di 50 euro, caspita, e ho preso un po' queste cose. Allora, ho preso, prima di tutto vi faccio vedere questo per la casa, quindi questi sono di plastica, ma perché sono cose che poi non potevo prendere cestini di paglio di legno, perché sono cose che vanno lavate, perché voglio utilizzare nel mobile del bagno. Quindi contenitori in plastica che utilizzerò nella colonna del bagno, che adesso è provvisoria, ma li riutilizzerò anche nel mobile del bagno. Allora, iscrivetevi al canale perché stanno arrivando un sacco di novità. Fra poco mi arriverà il mobile del bagno, quindi faremo il makeover del mio bagno grande su quello doppio, con un mobile bello che abbiamo preso doppio, con lo specchio, i lavandini in appoggio, una chicca, abbiamo fatto una bella spesa, e quindi lo faremo il makeover e riorganizzeremo insieme il mobile del bagno. Quindi se vi interessano queste cosine, iscrivetevi. Quindi queste penso che le utilizzerò anche dopo, anche per proteggere il mobile, e per i prodotti del bagno insomma vanno lavate, oppure ci metti la carta igienica, insomma queste sono multiuso. Ne ho viste altre in giro, ma queste mi sono piaciute, perché le altre non le ho prese perché sono costate, qui lo scontrino mi sembra 4,99 euro l'uno, qua lo scontrino dell'Aldi, no, 3,44 euro l'uno, quindi un buon prezzo, sono grandi, sono un 28x14x36,7, guardate che grandi, quindi un buon prezzo. Mi sono piaciute perché sono dritte, quindi lo si, adesso magari in prospettiva non sembra, però vedete, non vanno giù a vaso come spesso fanno i contenitori così di plastica per il bagno, sono dritte, quindi anche se ci devi appoggiare qualcosa dentro sta dritto, non è svasato. A me non piacciono quando sono svasati stile cesto, perché poi non riesce a passare la roba dritta, quindi mi sono piaciuti per questi, ne ho presi due. C'erano anche di altri colori, ma erano colori grigio, nero, il bianco mi piaceva. E poi ho trovato questo, bellissimo, non era mia intenzione prenderlo, li ho visti, penso ci siano anche all'IKEA, ormai ci sono dappertutto, però mi piaceva tantissimo il colore, questo azzurro polvere che mi ricorda un po' la mia casa, con il manico in legno. Questo non ho ancora deciso cosa ne farò, l'ho pagato, questo ne ho preso solo uno, cestino in metallo, ecco questo 5 euro, però vabbè, metallo, non ho ancora deciso se ci andranno le patate, le uova, il pane. Se avete dei consigli scrivetelo nei commenti, se lo avete, la frutta, boh, ditemi voi se l'avete e per cosa lo utilizzate. Magari io lo sto pensando in cucina, ma magari lo utilizzate anche in altri ambienti voi della casa. Quindi è bello anche a vista perché è decorativo, è un colore veramente bellissimo. Poi questo azzurro con non è un verde, è più tenente all'azzurro, questo colore pastellato con questa tonalità di legno è proprio carino. E fatemi sapere se l'avete, per cosa utilizzate questi cestelli, perché so che ci sono un po' dappertutto, credo anche all'IKEA, io non li ho mai presi. Bene, poi vabbè, all'Aldi non vi faccio vedere tutta la spesa, non è uno svuota la spesa, ho preso alcune cosine. Poi ho preso questi per la scuola, ne ho prese due confezioni, adesso qua ne ho solo una, ed è una confezione pagata 1,49 euro con dentro due righelli, uno da 15 e uno da 20, fra l'altro quelli flessibili, perché quelli di plastica dura si scheggiano sempre, e quindi quest'anno abbiamo voluto provare questi, perché non avevamo più righelli che facessero le righe correttamente, quindi ne ho preso una confezione che ne contiene due per mia figlia, uno per mio figlio, e vi farò sapere se questi flessibili hanno senso. E poi, sempre carinissime, queste più per me e mia figlia. Per mia figlia però ho già capito che qualcuna non le piace proprio tantissimo, allora un paio gliele fregherò io. Tra l'altro, ecco, i righelli, abbiamo detto, erano scontati, quindi 1,29 euro. Le penne, c'era scritto 99 centesimi, in verità le ho pagate 85 centesimi. Ma secondo me è perché alla fine avevo quel buono lì e quindi mi ha scontato il 10% su tutto. Non ho capito, sì, secondo me ha fatto così. Ok, quindi in verità per voi costano
se non avete il buono, 1,49 euro. Queste però tre penne, adesso ve le faccio vedere, sono molto molto carine. Le abbiamo prese in blu perché a noi piace il blu più del nero. Allora, adesso vediamo di metterle a fuoco. Avete visto che carine, eh? Sono a fuoco. Quindi, non lo so, mettiamole a fuoco meglio. Questa fiorata così, questa con base rosa e le foglie, e questa che sembra bianca ma è un lilla chiarissimo, che sono blu. E uguale, ho preso l'altro trio, ve lo faccio vedere, e queste qua, anche queste sono molto carine, quindi un altro fiore diverso da quello di prima, rosa con il click, come si chiama questo? Lilla. E poi questa che è bellissima, ma ho già capito che mia figlia non piace, quindi questa me la frego io. A Pua con il pulsantino rosa. Vediamo come scrivono. Sì, è un blu, non è un blu scuro, è un blu, non è azzurro, però è un blu chiaro per intenderci. Carine, carine, carine. Quindi insomma, sei penne. Vi farò sapere nei prossimi video la resa, cioè se scrivono mezza giornata e poi hanno già finito di esistere, oppure se vale la pena. C'erano anche altre fantasie, più moderne, bianco e nero, sul verde, sul blu. C'erano tante fantasie, sempre a Tris. Quindi, righelli ve l'ho detto, i cestini. Bene, mi sembra che vi ho mostrato tutto. Questi sono i primi acquisti autunnali per casa, scuola. Qua fa ancora caldo, quindi insomma l'autunno inizierà a fine sì, 21 settembre, quindi abbiamo tempo. Voglio comunque decorare la casa, cambiare la casa, cambiare un po' l'arredamento, gli accessori, quindi passeremo dagli accessori, no? Dai complementi d'arredo estivi a quelli autunnali, cambieremo un po' il mood della cucina, della sala, della camera da letto, perché poi non so se ve l'ho detto, ma a marzo purtroppo è venuta a mancare mia nonna e adesso stiamo svuotando casa e stanno venendo fuori tanti suoi tessili, quindi lenzuola, tovaglie, e a me piacciono tantissimo le cose un po' più classiche, un po' più anche antiche, perché alcune cose erano ancora delle nonne, e quindi insomma nei prossimi video le vedrete, le lenzuola ricamate, le tovaglie di un certo tipo. A me piacciono, spero che piacciono anche a voi, sennò liberissimi insomma di... che non vi piacciono, insomma non siete obbligati, però mi piace condividerlo con voi perché so che invece tante persone che mi seguono un po' apprezzano il mio stile, come è normale, altrimenti non mi seguirebbero, però vabbè. Bene, quindi io vi saluto ufficialmente, adesso andiamo magari insieme a cambiare almeno i cuscini. Non so se avete visto nel video di prima, mentre lavavo il carrellino per la scuola, qua ci stiamo preparando e ci sono mille cose da fare in preparazione della scuola, mentre preparavo il carrellino, perché mio figlio va a piedi col pedibus a scuola quasi 1 chilometro, quindi non si porta lo zaino sulle spalle ma lo porta col carrellino, nell'accucciarmi per lavarlo questo vestito è finito nella puccia, ecco, mi si è asciugato in un batter d'occhio, dopo lo metterò da lavare, però siccome devo ancora finire delle cose in casa si è asciugato, lo sto tenendo su, ecco, e abbiate pazienza, tanto sapevo che era un vestito che poi entro sera andava lavato, ecco, e tanto era una pozzanghera di casa che avevo appena fatto io, ecco, insomma, poi va bene. Bene, e vediamo ancora, vi lascio le ultime immagini, io tanto vi mando un grande abbraccio, grazie per seguirmi sempre fino alla fine dei video, spero vi piacciono, vi aspetto nei commenti e alla prossima. Se avete suggerimenti su alcuni video, su alcuni argomenti, su alcuni stili, ben volentieri che magari mi date delle idee. Ciao, buona serata. Thank you.
Allora, in verità, sì, ho deciso di tenerli, infatti li ho aperti, mi piace molto, anche se vedete che il divano è più un beige, un grege vorrei dire, ma non vorrei ricevere insulti nel dire grege. Comunque vabbè, è un beige freddo, un color sabbia, corda, adesso non so come l'ho chiamato, un beige freddo. Quindi anche se questa è la base bianca, ci sta bene, perché comunque il fiore qui, il cuscino ha dei colori comunque della terra che richiamano. Mi piace con l'ocra perché comunque c'è un po' il giallo dei fiori, un po' la foglia, quindi secondo me fa molto autunno. Sta bene anche se dovessi lasciare gli altri verdi, quindi ho questo verde e ho questo verde che in verità avevo preso a Natale ma non ho più cambiato perché vabbè mi piaceva, quindi secondo me stanno bene insieme, adesso sceglieremo. Non li metto perché mi è venuto in mente che è inutile metterli perché prima devo assolutamente lavarli perché poi ci appoggiamo la testa e soprattutto voglio rilavare anche questi gialli, quindi che però secondo me questi gialli li devo lavare proprio così interi perché vediamo se ce la faccio con una mano. Ok, ho dovuto far così. Vedete, erano dei cuscini così grandi che in verità erano stati fatti per il mio divano precedente, foderati, e solo praticamente non hanno un, come si dice, una federa interna, e quindi li devo lavare tutti insieme, però nella mia lavatrice ci stanno, quindi tutto insieme, così si lava anche il dentro, poi se lo lavo adesso che fa ancora caldo si asciugano. Adesso ho dentro la lavatrice, qua ci sono tutti i peluche di mio figlio, questo gliel'ho portato io adesso, vedete viene da Barcellona, è il simbolo, chi c'è stato un po' del Gecko, no? Del Parco Güell, vi ricordate? Praticamente ecco, li voglio lavare adesso che c'è ancora caldo, così si asciugano. Però cosa ne dite? Vi piacciono queste federe? Secondo me è già una casa, se ha una base neutra. E poi andiamo a cambiare gli accessori, ad esempio questa rosa bellissima azzurra, che per me è molto estiva, andrà via perché l'azzurro è un colore freddo. Però ecco, poi rimetteremo, insomma vabbè, piano piano seguitemi che adesso rimetto fuoco. Ok, quindi basta cambiare un pochino qualche accessorio che già il mood della casa cambia. Poi sapete che invece verso il Natale poi invece arriveranno i cuscini rossi, quest'anno voglio trovare anche non solo rosso ma qualcosa di proprio un po' più natalizio. Lì è il tablet di mio figlio che si sta ascoltando la musica con le cuffie Bluetooth su in camera e me lo molla qui e niente, quindi dai, nei prossimi video vedremo e piano piano in questo autunno ci sarà il restante makeover. Intanto vi saluto e a prestissimo, ciao!